Dove va a presentare un cantante, un artista, un musicista. Yo no sé, yo no veo a nadie ahora. No, que te estoy compartiendo el Word. Ay. Bene. Allora, Giuliana, ¿hai fatto il compito? Sì? Super. Allora, a te toccava presentare Eros Ramazzotti. Come il nome? Comincio? Come il nome? Di chi? Del musicista? Eros Ramazzotti. Ah, ok, perfetto. Empiezo? Sì, per favore. Ok. Io parlerò di Eros Luciano Walter Ramazzotti, conosciuto come Eros Ramazzotti. Nasce e cresce a Roma. Occhio, Giuliana, occhio alla pronuncia. Nasce e cresce. E cresce. Ecco. A Roma, nel quartiere Cinecittà. 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 Attualmente vive a Milano. Dopo la licenza media, fa domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma viene respinto. Studia ragioneria, ma dopo 3 anni abbandona gli studi, punto. La traumatica fine del suo amico Ivano, morto in un incidente stradale dopo aver consumato una dose di eroina, lo spinge a puntarsi sulla passione per la musica, per evitare di cedere, no, di cadere nel tunnel della droga. Si sposa e si separa 3 volte. Lui ha 2 figlie e 1 figlio. Okay. Da Giovanni mostra una Giovanni. Ah? Da Giovanni. Da Giovanni, Eros mostra una predisposizione per la musica, interessandosi prima allo studio del pianoforte e poi della chitarra. Ok. È uno dei cantanti di maggiore successo nel panorama della musica leggera italiana del pop. Leggera. Leggera. Leggera italiana del pop rock e del pop latino. A livello internazionale dagli anni 80. Dal 1984 ha venduto circa 60 milioni di dischi. Milioni di dischi, no? Sì. Ok. Ha collaborato artisticamente con cantanti di levatura internazionale come Tina Turner, Cher, Anastasia, Ricky Martin, Luis Fonsi, Bocelli e Pavarotti, vincendo inoltre numerosi premi e riconoscimenti. Riconoscimenti come l'Echo Music Award in 1999 e il NIAF Award 2008. 2008. Occhio una cosa, Giuliana, che lo hai fatto molto, un bel po' di volte. La parola come in italiano non esiste, è sempre come. Come, sì. Come, grazie. Ho tenuto... Ho
ottenute per aver promosso la immagine della musica italiana all'estero. All'estero, all'estero. All'estero, sì. Già, no, è finito. Bene, 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 molto bene, molto completo. Grazie. Ciao Patrizia, come va? Ciao a tutti. Come stai? Bene. Bene. Allora, a Juan toccava presentare al buon Gigi D'Alessio. Sì, è Gigi D'Alessio, no? Gigi è un cantautore, un produttore discografico e è anche un conduttore di TV, no? Un programma di TV, programmi di TV, e che ha avuto un successo internazionale prominente, che è un vero, vero successo. È nato a Napoli nel 1967 e si dice che da piccolo aveva una inclinazione a scrivere musica, e il primo contatto con la musica è stato quando il suo padre le ha regalato una fisarmonica, con questo nome che è curioso, fisarmonica. No? Fisarmonica, che sembrerebbe simile, sì, all'armonica, ma non è l'armonica. Non è come un accordeon. Accordeon. I primi lavori che lui ha avuto sono stati con cantanti napoletani. Napoletani. E il primo album si chiamava, o si chiama, Lasciatemi cantare. Io pensavo che era la canzone, sono un vero italiano, no? Lasciatemi cantare. Eso pensavo io, però non era così. Altra cosa, perché io ho cercato trovare questa canzone, Lasciatemi cantare, e non esistiva in questo album, però ho trovato canzoni che erano, per me erano veramente belle, mi è piaciuto molto questo cantante, particolarmente quella era l'inizio della sua carriera, no? Perfetto. Dopo, nel 96, è apparso in un film che si chiama Anare. Mm-hmm. Anare, dove Gigi non solo scrive la musica, la colonna sonora, che si chiama, no? La colonna sonora del film, però anche ha attuato. Come in realtà il verbo giusto, il verbo correttissimo è il verbo recitare. Allora, ha recitato. Quello sarebbe il vero verbo. Ha recitato con il ruolo principale della... Ha recitato come? Nel ruolo. Il ruolo.
Ajá, okay, ya. No. Oltre di aver partecipato molte volte in Festival di Sanremo, ha collaborato in molti concerti che sono stati in appoggio, in, come si dice, in supporto. In supporto. Il supporto di cause sociali, no? È quello che io capisco, no? Sì. Ha fatto visite, diverse visite visite attraverso tutta l'Europa, l'America, ha cantato nei due luoghi che sono le più favorite, le più, come si dice, importanti nelle carriere degli musicisti, che sono l'Olimpia di Parigi e il Radio City Music Hall a New York, no? No, non voglio parlare perché non so abbastanza delle implicazioni politiche perché mi sembra che era criticato, forse criticato perché la posizione era un po' alla destra politicamente, non lo so. Perciò solo so che ha avuto una discussione, una piccola, no, critica alla sua posizione politica. Ok, non sapevo quella parte. Bene, Juan, molto anche la tua presentazione molto completa. Bravo, bravo. Grazie. Io personalmente non sapevo quasi niente di Gigi D'Alessio. E la musica è veramente, se tu puoi trovare una canzone il primo album, è Primo veramente, disco, sì. lo canta, canta con in dialetto napoletano, napoletano, Perfetto. napoletano. Ah, poi durante la pausa ascolteremo un po' di Gigi Sì, io D'Alessio. ti dico, prima della pausa, ti dico il che mi è piaciuto di più. Perfetto. Bene, grazie Juan. Adesso José ci presenterà Vasco Rossi. Vasco Rossi, nato a Socca, vicino a Modena, ma lui vive ora a Bologna. È nato è vecchio, il 7 febbraio di 1952, ossia 69 anni. Il cantante e cantautore è considerato come uno dei, così, la parola esatta, pionieri del rock italiano. Durante la sua carriera ha pubblicato 26 album e ha scritto più di 150 canzoni e incluso altre attesti per altri artisti, Anche per oltre artisti, o sea, oltre testi per altri artisti. Esatto. Le proprie canzoni e in più per altri artisti.
Bueno, como rockstar, obviamente no solo italiano. Stato legato al triade dello scandalo musicale: sesso, droga e rock and roll. Ma è un pioniere della musica rock italiana, ma con un passato che potrebbe, sì, che avrebbe potuto lasciare con una vita normale, perché è figlio di una casalinga e di un camionista. O sea, dopo la scuola riesce a laurearsi in ragioneria, o sea, questo è. Un altro ragioniere come Ramazzotti? Sì, il ragioniere. Sapete cos'è il ragioniere? Il contador. Contador. E dopo ha studiato economia e commercio Wow. al college, cioè la facoltà Università. universitaria, sì, prima di dedicarsi alla musica. E prima di dedicarsi alla musica fondò o fu il fondatore, O è stato il stato il fondatore. fondatore di una delle prime radio private in Italia. Per la competenza alla RAI, La concorrenza. per la concorrenza alla RAI. Concorrenza e la competenza, possiamo dire, economica, no? Di due negozi, cose così. Bueno, dicono che incoraggiato dai suoi amici, ha realizzato il suo talento nei testi, è diventato un cantautore cantante a tempo pieno. È valido fino ad oggi. È uno dei cantautori che, come si chiama, che in un singolo concerto riunisce una quantità di spettatori importanti. Riunisce. L'ultimo in Modena Park nel 1900, 2017, 2000. 2017, hanno pagato i 225.173 spettatori, perché 200.000. ora sono in grande luogo come il Stadio San Siro, il Monica Park, o sea, e tutto il mondo canta con lui. Sì, trova come si chiama? Una canzone. Trovate una canzone che in alcuni stadi, come in live, vivo. Dal vivo, Dal vivo, entonces. la canzone più famosa di lui si chiama Senza parole. Sí, pero ese es como más tranquilo. Mejor ver Alba Chiara, que son cantadas con. El pueblo canta, lui no canta. Mi encanta, la sanno tutti a memoria. Esatto. Sí, una canción en vivo puede ser Alba Chiara, en vivo en Alba cualquier. Chiara, sì. Alba Chiara, c'è anche, hanno fatto un film. Sì. Sì, Alba Chiara. No, sì, sono noi una bella canzone, otra bella canzone, una canzone d'amore buttata via, che è da ultima, che sì, è stata filmata alla Piazza Maggiore di Bologna. Perfetto. Questo è tutto. Ascolteremo anche. Bene, bene, grazie José. Adesso chiediamo Marcela, tu l'hai fatto? Toccava Luciano Ligabue. Luciano Ligabue è un musicista, compositore, scrittore, poeta,
regista italiano. Noto al pubblico come Ligabue o Liga, nato a Correggio il 13 di marzo del 1960. Le sue canzoni conquistano il cuore di un pubblico giovane. Giovane. Con facilità. Le preferite potrebbero essere considerate valiamo sul mondo, l'odore del sesso, tutte le strade portano a te e soprattutto certi noti. Brano che sarà poi votato come la canzone italiana del secolo. La Liga ha svolto svariati lavori, tra cui operaio, spiegato, amministrativo, annunciatore, radiofonico, commerciante, promotore e persino consigliere comunale nel 1987. Ha fondato insieme a alcuni amici il gruppo musicale Oracero, che partecipa a vari concorsi provinciali. Partecipa. Che? Partecipa. Partecipa a vari concorsi provinciali e nazionali. Fu scoperto da Pierangelo Bertoli, che registrò alcune sue canzoni nel 1990. Lo presentò al suo produttore Angelo Carrara per registrare un album. Da quel momento in poi Ligabue sarebbe diventata una delle rockstar più seguite e amate. Si dedica anche alla letteratura e ottiene grande successo di critica e pubblicò con la racconta di 43 racconti Fuori e dentro il Borgo, 1997, vincendo tra gli altri i premi Elsa Morandé e Città di Fiesole. Debutta anche come regista nel 1998. Con Radio Frecia racconta un po' autobiografico melancolico sull'ultimo giorno di trasmissione di una radio privata, la cui vita corre parallela a quella di un gruppo di amici, vincendo diversi premi. Bene. Sì, lui è bravo, molto bravo Ligabue, sempre nel rock, come ha spiegato molto bene Marcella, è anche un bravo regista. Regista, che cosa significa regista? Director de cine. Ricordate che è de cine, perché se parliamo di altre cose usiamo la parola direttore, come il direttore d'orchestra, per esempio, il direttore di una scuola, e usiamo la parola direttore, con quello dei film, regista.
Bene. Bene, bene. E finalmente tocca a Patrizia presentare al grandissimo Lorenzo Cherubini. Sì, Giovanotti. Giovanotti. Sì. Lui era artisticamente noto come Giovanotti, è un cantante e anche cantautore. È nato a Roma nel 1966. Muoverà i suoi primi passi come DJ in varie discoteche e locali notturni. Incarico che lo avrebbe portato ai suoi primi lavori musicali. Ecco da dove vengono i suoi primi successi come Penso Positivo o Piove, che lo accreditano come il più importante musicista italiano della sua generazione. Da un altro palcoscenico di compositore nasce L'Ombelico del Mondo, per il quale viene selezionato per MTV nella categoria Miglior Cantante Europeo. Il 1994 è l'anno del suo primo tour europeo e della creazione della sua casa di produzione Sole Luna, che sarà un laboratorio di idee e rifugio per i progetti solisti dei soliti membri del suo team. La sua musica sarà in continua evoluzione e creerà nuovi ritmi, come ritmi afro-latini, musica popolare, funk, rock, hip-hop. Infatti sarebbe considerato uno dei precursori del rap e del hip-hop italiani. Intensificherà la sua attività di denuncia politica con articoli costanti sul suo blog web o sui principali quotidiani italiani, o con azioni speciali che chiedono, ad esempio, la cancellazione del debito nel terzo mondo. Ecco, finito. Bene, 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 bene. Interessante. Io ho sempre pensato che lui era nato in Toscana. Non no, sapevo. La sua famiglia era di Toscana, mm-hmm. Di un luogo, ay, mi sono dimenticata del luogo esatto, Corunne, algo así. Ma lui è nato a Roma. Perfetto. Sì, no, perché lui ha un accento enorme toscano. Ah, perché sì, perché la sua famiglia vive. Suo padre, sua madre erano della Toscana e lui ha sviluppato la sua carriera a Roma, ma dopo qualche anno se n'è andato a vivere a Toscana. Dopo alcuni anni, sì. Sto imparando questo dell'alcune e il qualche. adesso vive negli Stati Uniti. Ah, non sapevo. Perché si sono andati lì. Sono andati. Con sua lui e la sua moglie, la figlia. Lui e sua moglie e la famiglia ci sono andati, sarebbe corretto? Sono andati. Sì, sono andati perché la figlia voleva studiare negli Stati Uniti. Perfetto. Bene. Ma di quando in quando sempre ritorna alla Toscana. Nella Toscana. Le regioni usano in. In, sì. Mi ricordo adesso.
Perfecto. Bene, bene, abbiamo imparato. Abbiamo imparato anche di Jovanotti. Sì. Ovviamente la settimana scorsa abbiamo visto Tiziano Ferro, abbiamo parlato Vasco Rossi, Giorgia. Però ricordate sempre che non sono gli unici. Abbiamo altri musicisti famosissimi in Italia che non erano, perché questo che abbiamo parlato adesso della musica italiana, stiamo parlando di musicisti contemporanei, no? Sì. Adesso ovviamente ci sono altri, perché questo libro, pensate che è del 2006, dal 2006 adesso, ci sono molti altri nuovi artisti, ovviamente con diversi stili, però abbiamo i classici, abbiamo alcuni molto classici, molto importanti anche loro per la musica italiana. Chi mi manca in questa lista dei famosissimi classici italiani? Classici, musica classica. No, dico, quando dico classico, dico della musica popolare. Popolare, no? Classica. Magari dagli anni 50 in poi, no? Quelli più famosi. La Laura Pausini? Abbiamo già, ma lei è contemporanea, Laura Pausini. Oh, ok. Infatti abbiamo parlato la settimana scorsa di lei. Domenico Modugno. Esatto, Domenico Modugno, abbiamo uno lì. Poi, altri? Nicola Di Bari. Può essere Mina? Mina, esatto, bravissima Mina. Non tengo età, non ho l'età, come se Gigliola Cinquetti. Gigliola Cinquetti. Altri, abbiamo alcuni, perché, devo dire, questi qua sì, però di questi a quali metterei io nella, possiamo dire, nella Hall of Fame, sì. Di questi qua io metterei a Modugno e a Mina, sì, Nicola Di Bari, Giulia, sì, però sto parlando di quelli che hanno fatto proprio carriera fino adesso e sono stati dei grandi. Mi mancano alcuni. Grandi musicista, noi Ennio, sì. Morricone. Ennio Morricone, per Ennio Morricone, sì. Sì. Un altro. Come? Nico Fidenco, sì, lo possiamo mettere un po', lo posso dire come un po' nella seconda, no? Non fa parte, secondo me. Umberto Tozzi, sì. Ma mi mancano alcuni. Toto Cutugno. Metto io uno, perché stiamo parlando, come dicevo, della Hall of Fame, dei più famosi. Lucio Dalla. È più moderno, Lucio Dalla. Ah, ma io ho detto anche più nuovi, non solo di quelli antichi. E occhio, Lucio Dalla non è modernissimo. Il miglior momento della carriera di Lucio Dalla è stato negli anni 70. E che poi, io lo ripeto sempre, per noi in Cile, Lucio Dalla, che è arrivato con questa canzone Attenti al Lupo, era sicuramente il peggior momento della carriera di Lucio Dalla. Lucio Dalla in Italia è considerato un pilastro della storia musicale, no? È molto, molto, molto famoso. A chi altro possiamo mettere qua? Perché Enrico Caruso, però
Questa è l'altra epoca. No, è un'altra epoca, un altro stile, però sì, mettiamo arriva. Però sì, non dimenticarsi. Esatto. Chi altro possiamo mettere? Rita Pavone. Rita Pavone, a lei sì la mettiamo in questo. Adriano Celentano. Celentano anche. Stiamo mettendo così. Così mettiamo anche per la prossima settimana, no? Un po' di... Continuiamo con la storia. Più nuovo, molto famoso, molto importante per la musica contemporanea, Zucchero. È molto più nuovo, è molto più... è posteriore agli altri, però Zucchero è molto importante perché lui ha scoperto ad artisti come per esempio Andrea Bocelli. È stato Zucchero a scoprire Bocelli. Sì. Zucchero è più importante di quello che credete. Non solo a livello artista, ma anche a livello di produttore, come lui come produttore musicale è molto potente, non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Ah, è un cantante napoletano antico, Renato Carosone. Carosone. Cantava in napoletano. Mm-hmm. Bene. Allora, voi quanti siete voi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Allora, mettiamo subito per la prossima settimana. Domenico Modugno. Giuliana. Mina, Juan, Morricone, José, Marcela, al grandissimo, Lucio Dalla, Patricia, Caruso, Caruso. Poi metteremo Rita Pavone, a Maria Luisa, finalmente Zucchero, a Erika, e poi con quello siamo pronti, non faremo più, però almeno a quelli più grandi. Importante, almeno facciamo le presentazioni. Ok, datemi un secondino che... Il compito l'ho scritto sul WhatsApp. Bene, bravi tutti, grazie per i vostri compiti. La canzone di Gigi D'Alessio era Com'è difficile. Com'è difficile, adesso la mettiamo poi durante la pausa. Allora, la settimana scorsa siamo arrivati nel libro alla pagina 171. Abbiamo finito tutta la pagina 71.
Abbiamo parlato un po' di musica, abbiamo conosciuto questi artisti e abbiamo ascoltato un dialogo, vero? Di una ragazza, beh, particolare, no? Che voleva andare in un concerto con l'amica e il ragazzo preferiva andare con l'amica invece di con il proprio ragazzo. Ok, e abbiamo fatto un esercizio dove abbiamo completato gli spazi vuoti con questi verbi coniugati. Potrebbe, piacerebbe, vorresti, farebbe, preferirei, vorrei, sarebbe. E oggi vedremo, sì, direttamente la materia. Che materia è? Che verbi sono quelli? Sono i verbi al condizionale. Ok? Allora vedremo il condizionale. Ma una cosa molto importante da ricordare sempre è che la forma di usare il condizionale è particolare. Per saper usare bene il condizionale dobbiamo sapere un altro tempo verbale. Il futuro. Il futuro, esatto. Il condizionale nasce dal futuro semplice. Allora, per capire bene, per usare bene il condizionale, dobbiamo fare un piccolo ripasso del futuro semplice. Perché se non lo sappiamo usare bene, non potremo mai usare il condizionale. Ok? Allora, visto che dobbiamo fare tutta la materia del futuro e del condizionale, facciamo subito la pausa, che sono le 2:05, e poi quando torniamo facciamo tutto insieme, futuro e condizionale, ok? Ok. Allora, alle 2:10, 2:12 più o meno, ok? Tre. Ecco, scusami.